spingetevi perché io sono un po' cicciotto, eh. Io mi sposto. Ciao a tutti, ciao. Come va la gamba? La gamba va bene, un po' freddo adesso, ma va tutto bene, sarà una bella giornata di amicizia, di sport, parliamo anche un po' di charity, per cui mi sembra ci siano tutti gli elementi. Sei d'Italia e dai, facciamo una girata. Esatto, per me questa è la prima partecipazione. 49. La bicicletta della Masi, 1949. Allora in bocca al lupo, vediamo audio. Buongiorno, siete al mattino. E allora com'è questo buongiorno? È buono? E sembra che c'è sole. Hai già fatto i rulli per scaldarti? No. No. Niente? Niente di niente, si scalda tanto. Ma dopo si scatenano qua, quindi i rulli li facciamo meglio adesso le montagne. È una lezione di vita la bicicletta, credo, che è una lotta con se stesso per prepararsi anche negli allenamenti duri, quindi credo che sia veramente uno sport fantastico. Quasi a bordo della autovettura organizzativa, ci siamo quasi, intanto 3, 2, 1, via, partita! Tutto al volo. Una meraviglia, una racchia di colore e di sport veramente bellissima, e in bocca al lupo per gli atleti, e vince davvero il migliore, complimenti. Grazie. Si è lanciata la sprint, signori, è lanciata la sprint, arriva la musica degli U2, andiamo dunque a godere del traguardo. Che vittoria solitaria, va a chiudere il numero 62 Federico Castagnoli, vince qui col paro, una vittoria incredibile. Arriva Roberto Cunico intanto del team Penaldo, tutti mescolati agli altri, è arrivato anche Bertuola, poi c'è la maglia del team Cini Maggi. Dunque vince l'edizione 2014 della Gran Fondo Selle Italia, la via del sale, il numero 62 Federico Castagnoli, team Cicli Comparo, l'applauso del pubblico. Bene, ho sbagliato molto sull'ultima salita, ho dovuto gli anni stessi, sono ritornato in attaccato. Dopo qui sono un pochino riposato in piano, e agli ultimi, in quell'ultimo chilometro, chilometro e mezzo, si è un attimo fermato il gruppo e ci ho provato. Senti, il finale è stato convulso perché abbiamo notato che avete preso un gruppo di ciclomatori sul percorso medio, quindi vi siete quasi rimescolati, poi la tua vittoria a quel punto è stata nettissima vista da qua. Vista da te invece? Io fino a qui all'ultima curva ero un po' più indietro, dopo fatta la curva ho visto che sono arrivate delle forze. Senti, ma te l'aspettavi questa vittoria, una gara così importante, 4.500 partenti, atleti da ogni parte d'Italia e del mondo, vincere davanti a tutti così? Me l'aspettavo, devo dire di no. Io però ti speravo. Adesso per il podio assoluto, chiedo l'autorità di posizionarsi al fianco per le fotografie ufficiali. Questi sono Federico Castagnoli, Alfonso Panzerano, Marco Morrone, grazie.